Chi entra, chi esce, riferimento Odissea Quotidiana, si chiude la settimana il venerdì con il punto trasporti, ben ritrovato ad Andrea Castano. Oh, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Andrea, buonasera a tutti. Eccoci qua. Parola a te. Allora, sempre grandi notizie abbiamo quando parliamo delle ex ferrovie concesse Roma Lido e Roma Viterbo. Adesso, ieri è uscita una notizia a dir poco terrificante, sul fatto che i finanziamenti del PNRR, basta, sono finite le R, Sì, potrebbero sono un essere a paio, dai. rischio. Sì, un paio, no, che mi perdo. Potrebbero essere a rischio. Che vuol dire? Vuol dire che i soldi stanziati appunto dal Piano Nazionale di Resilienza per quanto riguarda la mobilità potrebbero essere sospesi. Vuol dire che alcuni lavori che erano stati pensati ancora potrebbero non essere in realtà svolti, questa è la notizia. Proprio finanziati, proprio perché Proprio una notiziaccia, eh? sì, anche perché parrebbe da questa notizia che il problema sia il fatto che per avere questi soldi bisognerebbe ottenere un progetto. Il Ministero dovrebbe avere un progetto entro il 30 giugno dell'anno prossimo e pare che non ci siano gravi ritardi e non si possa fare. Ha risposto, per fortuna, a rassicurare gli utenti, ripeto, sia dell'ex Roma Lido, adesso Metromare, che della Roma Viterbo, l'assessore alla mobilità Alessandri, che dice: come no? I soldi sono già stati non solo ricevuti, ma anche in qualche caso spesi. I lavori che stanno cominciando, ecco, in questi minuti, per esempio, sulla Roma Lido, quelli che raccontiamo che poi magari possono creare un qualche disagio durante la giornata con i vari cali di tensione. A proposito, oggi c'è stato un paio d'ore fa un altro problema sulla Roma Lido, questa volta per un guasto a un treno, c'è stato un po' di panico a Tor di Valle, giusto per rimanere allenati. Comunque, ecco, Mamma mia. l'assessore ha tranquillizzato tutti dicendo che appunto i soldi alcuni sono già stati spesi per questo tipo di lavori, per cui non c'è nessun problema, la regione tira avanti il progetto, eccetera, eccetera, eccetera. Un piccolo commento, allora. O è vero o non è vero? Potrebbe essere parzialmente vero, non si sa, però è evidente che notizie di questo tipo, per quanto riguarda gli utenti, per quanto riguarda quelli che si devono servire di questi mezzi che stanno facendo ulteriori grossi sacrifici, oltre i 10 anni e passa di crollo verticale del servizio. È abbastanza triste vedere a questo rimpallo. Noi Beh, l'abbiamo meriterebbero vissuto. quantomeno chiarezza, direi, no? Allora ci appelliamo Eh a sì. tutti, al sindaco, alla regione. Beh, sono dimessi, però gli assessori stanno. Fateci capire, no? Fateci, dico, come Fino alle elezioni romani. ci sono loro in pieno dei loro poteri, per cui giustamente Alessandri ha Certo. puntato a dichiarare, però ecco, vorremmo qualcosa di più. Ha rassicurato. Allora, Andrea.